compagno prova ancora a scappar via. Qui Calicchia che viene atterrato, e allora sarà calcio di rigore per la pizzeria Claudio e Claudio. Calicchia ha generato il panico ed è pronto. Parte Calicchia, la super risposta di Mannella che nega il vantaggio e si rimane sullo 0-0. Calicchia prova ad andare, Calicchia riesce a passare, spara verso la porta, semplice per Mannella che la inchioda lì. Adesso classica composizione di uomini, c'è cioè Fioravanti sempre il papà là dentro, incoronato col mancino, porta avanti il freschetto del pesce. Il compito al 3, Dolor dentro, colpo di testa tentato da parte di Arcaleni, palla che finisce larga. Clinaglia ancora, Lazzeri la porta sul destro, Lazzeri prova, Mannella risponde, Chinalli protegge l'arrivo poi di Mannella. Attentissimo anche sulla direzione del compagno, Fioravanti protegge il pallone, prova a partire Fioravanti col mancino, strozza troppo la conclusione, finisce larga. Sul secondo palo c'è Zanoletti, l'aggancio è perfetto, Zanoletti va sul destro e prova! Zanoletti, che gol! Raddoppia la freschetta del pesce. E si riparte con Incoronato. Guarda la porta, Incoronato! Ha provato il gol anche lui da fuori. Però Lazzeri cerca lo scambio con Calicchia, Calicchia prova l'azione personale ancora per Lazzeri, secondo palo, occasione grandissima, non arriva però, è scivolata Dolor. Zanoletti e Fioravanti sul pallone, arriva il fischio, parte Zanoletti, palla che supera la barriera ma finisce fuori, finale di partita, arriva il fischio, parte Calicchia, palla che si spegne di poco fuori. Capitini, poi conclusione verso la porta, Mannella se la trova lì tra i piedi. Lazzeri che va sul mancino, Lazzeri poi torna sulla destra, ne salta un altro, ancora Lazzeri fino in fondo, Lazzeri la super risposta di Mannella. E arriva il triplice fischio del direttore di gara, finisce qui Freschetta del Pesce contro pizzeria Claudio e Claudio, Freschetta del Pesce che batte 2-0 la pizzeria Claudio e Claudio e guadagna quindi la 19ª posizione.